hai dimenticato che io sono un artista, non una che resta a pulire a fare figli. Quanto sei squallido, mi tradisci con la moglie del tuo capo. Io ci avrei una moglie e 2 figli. E tu mi dici questo dopo un anno e mezzo. Ammazza, già è passato un anno e mezzo, Marino. 250 euro tu, 250 euro tu e 250 euro io. Scusi, ma come si può pretendere che delle persone che non si conoscono vadano a vivere insieme? Signora! Ma che mi chiude l'acqua alle 9:30 di mattina? Il punto forte di questa casa è che è silenziosa. Oddio. Ma che? Che? Niente, la metropolitana. Sono la cardiologa. Ah, prego. Ora controlliamo. Forse come cuffie è meglio queste, che dice? Ho messo quelle della musica. Io ero un critico stimato, poi sono stato retrocesso alla cronaca rosa. Chi se l'è rifatta, chi se l'è fatta? Ma io dico, sto tutto il giorno a lavorare. Ah, Fulvio, sto tutto il giorno a lavorare. Ma che generazione è? Bella questa cintura, me la fai provare? No, 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 questo cinturone è appartenuto al grande Jim Morrison. Quello dei Queen? Quello dei Doors. Papà, sono incinta. Ma questa è una tragedia. Per favore, papà, non ti arrabbiare. Ma che papà non può venire in uno dei giorni più belli della tua vita? No, non può venire. Mi devi spiegare perché, Francesco? Perché io mi vergogno di te. Cerco mia moglie. Lo sa, ma lo sanno che sei uscito e fatto di testa tua. No, scusate, uscito da dove? Guarda che mica c'ho bisogno del Viagra come te. Bacete con mia nonna, altro che Viagra. È il plutonio che ci vorrebbe. Tu adesso mi dici le parole precise. Ha detto che si meraviglia di come una persona malata vada a curare altri malati. Uno o una? Una, te sarà malata. Ma te la parola mensile non ti dice niente, Domè? Fra una settimana, ma proprio al massimo 2, te lo giuro su... Linda! Cioè tu vorresti farci compiere un furto? Noi rubiamo ai ricchi per dare ai poveri! A Robin Hood, ma va a fanculo, eh!